Allora, il primo pensiero è un saluto a tutte le persone che sono presenti a Berlino e dove anche io dovevo esserci. Mi scuso per questo, per l'impegno disatteso, però veramente vi faccio un saluto con tutto l'affetto possibile alle persone che sono presenti. L'Italia adesso fa parte di quegli stati europei dove si chiudono le barriere, si chiudono i porti, perché è un luogo di ingresso dei rifugiati in pratica. E anche Riace sta pagando questa conseguenza, una comunità multietnica nel corso degli anni, poi siamo arrivati anche ad avere su 1.500 abitanti almeno 500-550 persone, ci sono state nel 2015 anche di più perché c'erano gli sbarchi dei minori stranieri non accompagnati. E poi per delle anomalie burocratiche, ha avuto tante forme questa oppressione, una volta economica, una volta giudiziaria, una volta burocratica, e c'è un livello anche di come devo dire, incompatibilità con quelli che sono oggi gli orientamenti anche non solo italiani ma appunto anche europei. E ogni giorno ci tocca sopportare anche delle difficoltà. Speriamo che tutto può ritornare ad immaginare questo sogno che avevamo cercato di costruire proprio dal nulla, partendo da quello sbarco, e sogno che dimostra che la convivenza tra persone provenienti da differenti parti del mondo, da differenti razze, religioni e anche culture differenti è possibile, e se è stata possibile a Riace vuol dire che è possibile ovunque, perché qua è una terra di un'enorme difficoltà, quasi ultima in Europa, e semplicemente credo che esiste unica soluzione, quella di fare prevalere il senso dell'umanità, del rispetto degli esseri umani. Spesso Riace è stato un luogo di transito, di un arrivo provvisorio, di una permanenza provvisoria, e poi il viaggio ricomincia verso gli stati del nord Europa, verso gli stati europei. Questa Europa che doveva essere una unica Europa solidale, non è stata così, non è così. Ogni stato alza le barriere, ultima l'Italia, ma si chiudono i porti. Questa umanità in viaggio praticamente non ha dove più andare, e probabilmente quando si è in fuga dalle guerre anche bisogna avere la consapevolezza che queste guerre hanno un'origine, sono causate praticamente da quelle parti di mondo dove c'è il benessere, dove ci sono condizioni di vita differenti. Ogni Stato in pratica sta facendo prevalere delle politiche ultranazionaliste, xenofobe, e anche di questa destra così pericolosa in Europa. Ogni responsabile degli Stati, da Orban a Macron, anche il nostro ministro degli Interni si posiziona in quell'area politica, Erdogan in Turchia. E veramente dobbiamo essere preoccupati, ma non con la paura, no? Io penso sempre che la democrazia, i valori umani, il senso così della dignità, della fratellanza tra i popoli non potranno mai essere scalfiti. Sono solo delle parenze della storia, che prima o poi ci sarà altro. È una fase di oscurantismo proprio, soprattutto dell'Europa, ma anche di altri stati importanti nel mondo, che chiudono le barriere, che mettono in atto queste politiche discriminatorie contro gli esseri umani, per fare prevalere questa idea che non è altro che un'idea dell'esasperazione, dell'egoismo, globalizzare gli egoismi. Questa è stata la storia di Riace, questo sogno che io dico è stato possibile e che ha fatto innamorare un regista come Wim Wenders, che voleva raccontare la storia immaginaria. Quando è venuto a Riace, un ragazzino gli ha detto: maestro, vieni a Riace, vieni, ho capito che è un ragazzino africano,
che aveva convinto il maestro a venire per guardare con i propri occhi. E quando lui viene, sta un paio di giorni e immagina che la realtà superi la finzione. Allora ho detto, adesso devo raccontare una storia vera, perché non posso correre il rischio di considerare questi esseri umani come clandestini, come illegali, utilizzo queste parole. Loro sono persone che sono in fuga dalle guerre e hanno il massimo, devono avere il massimo del rispetto e della dignità umana che è stata calpestata a loro. Un piccolo comune della Calabria, una terra così spesso attraversata da tante sofferenze, ha trovato una soluzione banale ma migliore. Probabilmente la gente viene qua non per osservare un'opera che si vede, ma allora io do questa interpretazione, che avere accolto delle persone in fuga dalle guerre, dalla miseria, dai drammi dell'umanità, dai lager libici, in un'epoca in cui prevalgono i campi di internamento, in cui prevalgono questi odi razziali, allora questa piccola comunità è come se è l'opera pubblica più importante, più preziosa che abbiamo potuto fare. E queste opere così, secondo me, non conoscono rovine. Ecco, questo è il messaggio che voglio trasmettere.